Amici in missione all'ascolto, un cordiale buon pomeriggio dal Palapalumbo di Salerno, dove tra pochissimo comincerà gara 1 di finale scudetto. Le squadre sono già schierate al centro del campo, tantissimo pubblico. Prima di cominciare, un rapidissimo scambio di battute con Nello Talento, membro della giunta esecutiva del CONI, già presidente provinciale del CONI Salerno e da sempre vicino alle sorti della palla a mano salernitana. Nello, è sempre un piacere vivere pomeriggi come questo. Ma io vengo con piacere, più tutto perché qua sei in aria di scudetto e quindi chi fa sport gli piace vincere, e le opportunità che ci offre la squadra di pallamano, io dico questa meravigliosa realtà della nostra città che ci fa vivere momenti bellissimi, lo vivo con grande piacere. Posso dire che sono anche un po' emozionato perché dopo aver visto tante semifinali e anche aver assistito a cose ignobili che sono state fatte a danno della nostra città, della nostra squadra, ne soffro. Mi auguro un bocca al lupo, mi auguro che la partita ci faccia divertire, ma principalmente mi auguro che vinca la squadra di Salerno. Grazie Nello Talento. Allora, tra pochissimo entreremo in cronaca diretta. Al mio fianco c'è Massimo Grisi del Salerno Club 2010, colleghi De Martino Avagliano. Massimo, a te la linea per qualche battuta, poi dopo ritorniamo in cronaca. Sì, di nuovo salutiamo Marcello che va a presentare la squadra. Ci sta il collega De Martino del Cronaca dello Sport. Marco, una finale scudetto, l'ennesima finale scudetto qui a Salerno, un vanto per la città, un grande sacrificio, un grande applauso a questi ragazzi. Sì, è la quarta finale di seguito, un record a dir poco per questa società, per questa squadra che nonostante passino gli anni, passino le campionesse, perché noi ricordiamo che sono andate via tantissime atlete di spessore come Piunaide, che era in Cosca, si è infortunata Napoletano, però è sempre ai vertici della pallamano nazionale, e questo bisogna dare atto alla società di aver coltivato un settore giovanile florido e di aver portato avanti una politica che alla fine risulta come al solito vincente. Andiamo a vedere questa ennesima sfida tra le due eterne rivali, Salerno e Sassari. Sassari che al pari di Salerno arriva quasi sempre in fondo ed è sempre una fiera rivale, anche se diciamo che molto spesso ha dovuto inchinarsi alla supremazia della PDO. Speriamo che accada anche in questa circostanza, in questa finale scudetto. Intanto stanno scendendo in campo le ragazze del Sassari che sono presentate. Sassari che arriva in finale scudetto con una polemica, una stagione non particolarmente brillante, in quanto ci sta anche uno striscione che indica il 9-3-13, il giorno della vergogna. Non si è presentata nella gara ad un risultato già ottenuto facendo un gesto antisportivo, quindi sarà anche questa una rivincita in più. Sì, diciamo che sono tante le cose che nella pallamano italiana non stanno andando per il verso giusto. Probabilmente bisogna rivedere la politica della federazione. Comunque Sassari è qui, ha disputato un'ottima seconda parte di stagione, soprattutto grazie all'inserimento della fuoriclasse russa Arishina, il numero 88, che è una giocatrice in grado di fare la differenza. È comunque una rivale temibile, nonostante abbia sofferto nella semifinale con Conversano, si è riuscita a strappare con i denti la finale, è qui e sicuramente renderà dura la vita a Salerno, che comunque ha dalla sua il vantaggio del fattore campo sia nella gara 1, questa a cui stiamo per assistere, sia nell'eventuale bella a cui speriamo di non arrivare naturalmente, e di chiudere il discorso in due gare, magari già a Sassari. Intanto, mentre viene presentata la squadra salernitana, ci sta una spettacolare coreografia organizzata dai tifosi della PDO, anche dal Salerno Club 2010. Adesso viene presentata la terzina Laura Avram, tutto il palazzetto è pieno, sembra un tifo da stadio. Ci sta vicino a me Alfonso Avagliano. Alfonso, non sarà calcio, ma anche la palla a mano sa dare le sue emozioni. Sì, sicuramente, anche perché con una cornice di pubblico del genere
Le forze in campo vengono sicuramente centuplicate, vale per tutti i tipi di sport, ma in particolar modo per quelli svolti al chiuso, perché c'è veramente un trambusto notevole, tutto a vantaggio di Salerno. Bellissimo sottolineare come in questi pomeriggi ci sia un'affluenza di pubblico così bella, così colorata e così entusiasta, e ovviamente le ragazze saranno sicuramente sospinte da tutta questa gente. Abbiamo anche Mauro Mazzarella. Mauro, tu sei, diciamo, un poco abituale della pallamano, però oggi ti stai meravigliando anche tu, uno spettacolo, un tifo come se fossimo allo stadio. Sì, sono stato attratto da questa bellissima scenografia, questa bellissima condizione di pubblico, se vogliamo anche un po' inconsueta, perché spesso si tende inadeguatamente a definire questi sport come sport minori, ma in realtà sono sport maggiori dal punto di vista dell'etica, dal punto di vista della competitività. Quindi quest'oggi Salerno ospita una grandissima cornice di sport e una grandissima partita che speriamo possa consentire alla città di Salerno di fregiarsi di un ulteriore alloro. Grazie Mauro. Marco, le squadre ormai stanno quasi per affrontarsi, mi dai una tua valutazione tecnica sulla gara che andiamo ad affrontare? Sarà una partita tiratissima dal punto di vista agonistico, io credo, perché Sassari la metterà molto sul piano fisico, Salerno dovrà rispondere con la sua solida velocità, rapidità di esecuzione, soprattutto nelle ripartenze, grazie alla velocità, alla potenza di Ettaghi, Fiedler-Spieler, la classe anche di Avram, Coppola. Su questo bisognerà subito partire con il piede giusto e dare un'impronta importante alla partita, mettendo subito la testa avanti e portando avanti subito la testa per poter portare a casa subito questa prima partita. Adesso ridiamo la linea a Marcello Festa e Forza Iomi. Ed allora andiamo in cronaca per questa gara 1 di finale scudetto, gara che come da tradizione dovrà assegnare mezzo scudetto, gara d'andata tra 7 giorni. Il ritorno a Sassari si gioca in una bolgia con la palapalumbo che ho invito in ogni ordine di posto per questa sfida eterna e infinita, come qualcuno l'ha definita, tra Sassari e Salerno. Sassari che ha chiuso in testa la stagione regolare ed anche la fase ad orologio. Sassari secondo, dunque Salerno può godere del fattore casa nel caso in cui dovesse arrivarsi alla terza e decisiva partita, ma intanto già da questa sera si potrà cominciare a capire bene il rapporto di forze tra le due squadre. Primo pallone gestito dalla Sassari, Nasta ha scelto Brewster, Coppola, Klimek e Taki, Fiedler-Spieler, Diom e Assunta Lamberti. Risponde il Sassari con Bergallo, Contini, Ariscina, Tozzi, Contini, Furlanetto e Albertini. Gli arbitri sono Alpera e Scevola. Primo attacco di Sassari con Ariscina, Falchi. Subito in 6-0 Salerno con Ariscina, Furlanetto, l'attacco di Falchi, Ariscina, la difesa salernitana compatta sulla linea degli 8 metri, 9 in favore di Sassari che attacca con Furlanetto, Tozzi, Ariscina per Onnis, subito la parata di Monica Brewster che dà a Salerno la possibilità di dare sul primo attacco il fallo commesso ai danni di Elvira Klimek, 9 metri. Attore la Coppola sulla linea di battuta, Fiedler-Spieler, Avram, cambio attacco-difesa con Avram che spinge l'attacco, di Home che difende, Fiedler-Spieler per Avram.
ancora Fede Spiller, l'attacco per Klimek e il tiro di Klimek, non va. Primo attacco di Salerno con la conclusione di Klimek, il pallone che è deviato alto sopra la trasversale, 0-0 risultato. L'attacco del Sassari con Adishina Falchi, Furlanetto, giro palla del team sardo, Furlanetto, Adishina para Furlanetto, l'attacco su Contini che perde palla, Antonella Coppola spinge la seconda fase del Salerno con Elvira Klimek, Fide Spiller, Piova, Fide Spiller, Adishina, molto aggressiva formazione sarda. Ragionare Salerno con Abraham, giro palla, Fide Spiller, Klimek molto alta, la difesa della formazione di Coach Manocchio, Klimek, Fide Spiller, Klimek, perde palla, Onnis, subito il contropiede della Sassari che non dà scampo a Salerno. Primo vantaggio di Sassari con Carmen Nonis, capitano di mille battaglie, la maglia della Sassari, sta difendendo la maglia molto aggressiva. Tiro di Klimek, non va, non ha ancora trovato la giusta misura alla conclusione di Klimek, due conclusioni, partita cominciata da 4 minuti, punteggio basso, Salerno sotto di un gol, vantaggio del Sassari, Furlanetto, Falchi, l'attacco di Furlanetto, Furlanetto, non va, Klimek, può ripartire Fide Spiller, Omba, tiro di Omba, Lamberti, il tiro di Assunta Lamberti, la più giovane del gruppo, c'è anche 2 minuti per Adishina, 2 minuti per Onnis, anzi per Adishina, bravissima Assunta Lamberti che rompe il ghiaccio. Era importante Massimo trovare un gol perché fin qui non era stata molto precisa al tiro, anche un po' di sfortuna. Lo so Marcello, purtroppo le squadre in questo momento stanno studiando, stanno giocando tutte e due a alti ritmi, però credo che in 5 minuti solo 2 gol sono stati fatti da una parte e dall'altra, quindi è una partita molto molto tirata e vedo anche che le sassaresi, se si dice sassaresi, non so come si dice, sono anche un attimino agonisticamente molto molto... al limite della regolarità, credo, stanno picchiando come si dice in genere. Palla in attacco della Sassari, può ripartire Salerno che ora ha il vantaggio numerico, giusto ragionare. Fede Spiller, tiro giusto, Fede Spiller, però è che temi alto, può ripartire Onnis con i tacchi a uomo su Belotti, Contini, l'ammonizione del capitano Antonella Coppola, 9 metri
Furlanetto. Perde palla Sassari. Prova a ripartire Salerno con Elvira Klimek, che può attaccare. Flaggio però sulla difesa sarda. Ancora superiorità numerica. Colpo a Belotti. Soccorsa dallo staff della Croce Bianca e dal dottor Salvatore Telese, medico sociale della PDO Salerno. Gioco che riprenderà ancora con la IOMI in superiorità numerica. 9 metri. Avram. Pedespiller. Klimek. Avram. Fallo commesso ai danni di Avram. Recupera la parità. Pedespiller. Palo e poi Andrea Coppola che trova il gol. Annullato. 7. Qualificata la prodezza di Capitan Coppola, c'è il 7 metri in favore di Salerno. Pedespiller contro Bergallo. Pedespiller non da scampo. Vantaggio Salerno. Vantaggio. Primo vantaggio del confronto per la Ione. Partita però lunghissima. Onis, Belotti. L'ottima opposizione di Cadi Diom, che Nasta ha scelto per rinforzare ulteriormente la difesa. Furlanetto. Belotti, per Onis, ancora Belotti, ancora una ottima difesa di Diom. Su Belotti, confronto tutto fisico tra Belotti e Diom. Furlanetto, il tiro, va poi Onis. Monica Brewster, Pedespiller, Klimek può andare in contropiede. Pedespiller, la parata di Bergallo, spinge Furlanetto, che non trova però l'appoggio giusto. Protesta il pubblico salernitano. Gli arbitri hanno atteso che l'azione terminasse, poi sono andati a sanzionare la Belotti. Partita molto tesa, Massimo, con errori e grande aggressività dall'una e dall'altra parte. È una finale, d'altronde. Il resto, stavi dicendo tu, è una finale, quindi è chiaro che è tirata al massimo, nessuno ci sta a perdere, nessuno ci sta a fare brutta figura. Intanto comunque vedo una leggera supremazia da parte delle salernitane, e sassaresi più che altro molto forti agonisticamente, stanno cercando di metterla un pochettino, veramente sempre sportivamente, su un gioco un po' più duro, però credo che l'agilità di Coppola, di attacchi, prima o poi buon profeta Massimo Grissi con Antonella Coppola che trova il gol del più 2, 3-1. Salerno con Sassari che attacca con Falchi, Ariscina, Contini, Ariscina, Falchi, ancora Ariscina, Belotti, Ariscina, tiro, la parata di Brewster, attacchi per Antonella Coppola, buona l'iniziativa, peccato, poi Belotti, Onis, Monica Brewster, chiude la porta e faccio a Carmen Onis. Partita estremamente spettacolare, velocissima. Pignettacchi a prendersi 9 metri. Si gioca a ritmi altissimi. Finale scudetto. 3 chi attacca, 1 chi difende. Attacca Klimek. Avram. Tiro di Laura Avram.
beccarsi un 9 metri. Klimek cerca la conclusione, Belotti, maniera anche abbastanza scomposta, fide il Ziller, assunta la mente, Adam, da una selva di gambe, il pallone va, poi fide Spiller, Albertini, prova a mettere ordine ora il Sassari. Con Contini, Arishina, gremitissimo il Palapalumbo in ordine di posto, gente che ha gremito l'impianto salernitano con abbondante anticipo, nessuno vuole perdersi la sfida tra Sassari e Salerno, mentre Contini trova un buco nella difesa salernitana e accorcia le distanze 3-2. Klimek, Abram, giro palla di Salerno che deve assolutamente trovare il tiro dalla distanza, vede Spiller con Klimek, Abram, viene fischiata in frazione di passi a Laura Abram, Fanti, e passi anche questo, Coppola, Klimek, fide Spiller, Klimek, molti errori stanno condizionando questa prima fase del confronto, fide Spiller, il tiro di fide Spiller, questa volta c'è, lo trova, il gol pesante, salta fide Spiller, gol del più 2. Sassari ora che ritorna in possesso di palla, Calvi, Belotti, Agis, Calvi, Belotti per Onnis, giro palla, Luba Marischina, vai Onnis, si trova 7 metri. Due minuti anche per Gadi Dion e Tacchi, più uno Salerno, 4-3, fide Spiller, Abram, attacco di Laura Abram, con il partire attacco Sassari con Arishina, tiro, la parata di Brewster, parando tutto, inferiorità numerica ora per Salerno, l'attacco Sassari con Belotti, Falchi, Furlanetto, Falchi, Belotti, Contini, perde palla, fine Spiller, in inferiorità numerica giusto controllare e gestire questo pallone, 4-3 e uno Salerno che deve assolutamente trovare maggiore linearità al tiro, fide Spiller, prova anche con un pizzico di fortuna, gol del più 2, 5-3, sempre in inferiorità numerica, sempre in inferiorità numerica Salerno, Kocinac si agita in panchina, bisogna tenere duro su questo attacco del Sassari, poi potrà essere ristabilita la parità, Furlanetto, il tiro, la parata, Klimek per Abram, il tiro di Laura Abram, quarto piede, perfetto, lancio di Andrea Furlanetto, più 3 Salerno, ottimo contropiede, Salerno che recupera la parità numerica, Furlanetto, Belotti, palo di sfondo, difficoltà Sassari,
quarto Salerno che prova ad accelerare al massimo facendo leva sulla difesa e sulla rapidità dei contrattacchi. La puoi fare due gol di contropiede con uno in meno e per due minuti è stato un bel colpo al Sassari, però in questo momento stanno giocando veramente veramente bene. Credo che continuando così con le vibrazioni in difesa si vada bene avanti, perché stanno giocando bene, concentrato, buona difesa, non si sono lasciati demoralizzare il fatto che fossero in meno e hanno fatto due gol con una giocatrice in meno. Assolutamente sì, dunque più 4 Salerno. Le mie spalle, colleghi, Mauro Mazzarella, Marco De Martino. Marco, intanto il colpo d'occhio straordinario, la solita passione. Come sempre il palapalumbo da grandi emozioni, questi ragazzi sono straordinari. Un'altra coreografia, altre grandi emozioni per questa squadra, una spinta in più sicuramente. La partita fin qui molto vibrante, molti errori, però probabilmente la posta in palio si fa sentire. Mauro Mazzarella di Solo Salerno. Sì, le due squadre sono partite un po' contratte, però Salerno ha cercato subito di imprimere il proprio ritmo, di scappare, di dettare legge dinanzi al pubblico amico in maniera tale da incanalare la partita sui giusti binari. Salerno, insomma, in queste occasioni riesce a tirare fuori sempre il meglio di sé, no? Pubblico da favola questa sera. Sì, questa città ha fame di sport, non solo calcio, ma tanti altri sport, tante altre discipline che devono essere coltivate. La Pallamano è un'isola felice di questa realtà cittadina, quindi ci auguriamo che possa coltivare e raggiungere sempre maggiori successi sportivi. Grazie, poi ascolteremo anche Alfonso Magnano, intanto ritorniamo in cronaca con l'attacco di Sassari sotto di 4. Metà del primo tempo è già andato con l'Aiomi sopra di 4. Furlanetto, Ariscina, Belotti, Furlanetto mette dentro i carichi da 90, Panoffio, Furlanetto, Belotti, ancora Furlanetto, buonissima difesa salernitana con Coltini costretta a tirare dall'angolo chiusissimo, ottima difesa di Salerno. Klimek, Fide Spiller, prova ad andare via, trova il 9 metri e c'è 2 minuti per Ariscina, il secondo 2 minuti. Secondo 2 minuti per Ariscina. Brava Fide Spiller a cercare l'attacco proprio su Ariscina. Molta attenzione, Abram, Fide Spiller, Klimek, Abram, la conclusione, difesa in aria, 7 metri per Salerno, 7 metri per Salerno con Sanna Fide Spiller, 7 metri, importante questo, Fide Spiller contro Moreale, il tiro di Salerno, che ora anche il vantaggio della superiorità numerica, ora deve difendere alla morte Salerno, conquistare palla, sfruttare questo momento positivo. Furlanetto, 9 metri, Furlanetto, l'attacco su Belotti, Onis, lei a sud Lamberti, sono gialli gli arbitri, Lombardi Alperano e Scevola, Furlanetto, Klimek ferma Furlanetto, e qui ottima difesa di Salerno, ottima difesa, così Belotti, un muro così, Ruster per Fide Spiller, giusto ora riavvolge il nastro e attaccare con calma, attenzione Antonella Coppola, problema Fide Spiller, problema al colpaccio per la Coppola, Coltini, Ruster, Fide Spiller e Tacchi, Klimek e il tiro di Antonio Klimek, 9-3,
Antonella Coppola ferma in panchina, la vediamo zoppicante, speriamo che non si tratti nulla di grave per il capitano di Salerno. Fullanetto, tiro di Belardinelli che questa volta riesce a sorprendere la difesa salernitana. Accorcia Sassari, 9-4 più 5 Salerno. Time out l'altra, giusto perché bisogna mettere un po' in ordine le cose. Ora manca il pivot, vediamo Antonella Coppola dolorante in panchina, speriamo Massimo che la sfortuna non si accadisca contro la Ionica. Anche perché sembra falcidiata dalla sfortuna questa squadra, ogni partita si fa male qualcuno, non dimenticare che in semifinale si era fatto male Tacchi e per fortuna si ripete. Speriamo che sia solo un problema muscolare, anche se io onestamente per quello che ho visto credo che sia qualcosa di più importante, quindi speriamo che la rimettano in sesto, altrimenti sono contate le ragazze, cioè giocano quelle che ci stanno, che stanno giocando anche benissimo, ci mancherebbe altro, però è ovvio che non avere neanche più un cambio, non avere più un pezzo, la partita è dura, poi non ci scordiamo che ci sarà anche un ritorno, e quindi anche in virtù del ritorno speriamo che sia una cosa di poca entità, però per il momento bisogna fare un grande applauso perché stanno giocando veramente bene, perché il Sassari è una squadra tosta che gioca agonisticamente molto, molto forte, quindi sono anche fisicamente forti, non è che si lasciano intimidire. Speriamo che Antonella Coppola si rimetta in sesto e che le ragazze non si demoralizzino, perché poi dopo certe volte pensi anche che la fortuna ce l'abbia con te e che le cose vadano male. E allora vedremo un po' come cambierà l'assetto. Spiller, Avram Klimek, Kedi Diop, il tiro di Elvira Klimek che ha aggiustato la mira, il gol del più 6 Salerno. Antonella Coppola ferma in box, Giovanni Carmando, Masser della Ioni prova a rimetterla in sesto, più 6 Salerno. Riscina, Albertini, Fullanetto, 7 metri, difesa in aria, viene fischiata contro Salerno, 7 metri, esce Brutter, dentro Martina Jacovello, più 6 Salerno, speriamo soltanto che Antonella Coppola possa entrare al più presto. Arishina contro Jacovello, il tiro di Arishina che accorcia, più 5. Avram, giro palla di Salerno, Klimek, Wiedespieler, Avram, Itachi, 9 metri, regge bene l'urto la difesa di Sassari. Avram, Klimek, attacco di Klimek, Avram per Itachi, ancora un fallo sui 9 metri. Ancora un 9. Che trova dall'angolo, gol del più 6. Riparte Sassari con Tozzi, Fullanetto, Arishina, Albertini, ancora Arishina, Fullanetto, Albertini, c'era probabilmente uno sfondo di Albertini che ha attaccato a testa bassa senza effettuare neanche il cambio di direzione, neanche il tentativo di cambiare direzione, è andata dritto per dritto. Fullanetto, Onis, Arishina, l'attacco di Arishina, il tiro non va, non
non c'è contropiede, meglio gestire così con Sandra Fidespiller che attacca per Assunta Lamberti, gli avvolge il nastro, Elvira Klimek. C'era questo passi di Klimek in attacco, più su di Salerno, 7 primi, 50 secondi al termine della prima frazione del gioco, tiratissima fino a questo momento. Albertini, Bullariscia, Bullaretto, trova lo spiraglio giusto e accorcia le distanze. Più 5 Salerno, che sta giocando ora senza il suo pivot titolare, Antonella Coppola, con la Diom adattata in un ruolo importantissimo, strategico. Klimek, Abram, per Assunta Lamberti, per Spiller, per Klimek, senza pivot, si fa fatica a trovare lo spazio ora, Lamberti per Abram, il tiro e il gol, un pizzico di fortuna, quella che è mancata in occasione precedente. Abram, Salerno, 6 primi, 50 secondi al termine, 6 ti attacca, 12 ti difende. Fullanetto, Arishina Albertini, il pubblico della Palumbo si fa sentire, incoraggia Salerno. Fullanetto, attacco di Fullanetto per Arishina che esplode il suo destro dando scampo a Monica Brewster. Spiller, ora c'è Abram in posizione di pivot, Fide Spiller, e va a conquistarsi subito 7 metri Laura Abram, che sicuramente rispetto a Diom riesce a meglio interpretare il ruolo di pivot. Ha fatto molta fatica prima a Diom, d'altronde è un ruolo talmente specifico e particolare che si fa fatica. Fide Spiller contro Giudice, più 5 Salerno, il tiro di Fide Spiller, più 6. Antonella Coppola si è rialzata, prova un po' a alzare il ritmo, sta provando Antonella Coppola, ma ha una vaga impressione che non ce la faccia. Belotti, c'era uno sfondo, 5 primi, 15 secondi al termine della prima frazione di gioco, in attacco il Sassari, con Belotti, Fullanetto, Albertini, ancora Belotti, Cozzi, Belotti, Fede Spiller, fallo fischiato ai suoi danni, resta in attacco Sassari che è sotto di 6, 13 a 7 per Salerno, che ha difeso benissimo. Albertini sfondo, due minuti ad Assunta Lamberti, sembrava uno sfondo, secondo due minuti per Assunta Lamberti, deve fare attenzione. Fullanetto, Belotti, Albertini, Onis, Roma, Abram, Klimek, Abram, controlla Salerno, bene così ragazzi, bene così. In inferiorità numerica ora bisogna assolutamente gestire questo pallone, farlo girare con tutta la calma del mondo. Klimek, andarsi a prendere qualche fallo d'esperienza come ha fatto Klimek in questo frattempo. Fede Spiller, messa con le mani però è per Salerno. Fede Spiller, attacco di Fede Spiller. Abram, 9 metri, ancora in favore di Salerno. Fede Spiller, tiro. Qualche difficoltà, Giudice riesce a frenare.
Livramento, trova lo spiraglio per accorciare, più 5 Salerno in inferiorità numerica. Avra, Diop, Fede Spiller, Daghi per Avram, 7 metri e 2 minuti. Credo ci possa stare anche 2 minuti. Due giocatrici, due primi, 59 secondi al termine del primo tempo, più 5 Salerno. Importante della partita, Massimo. Dicevo, bisogna ora un po' stringere i denti perché tra insomma inferiorità numerica e qualche indisponibilità di troppo, insomma è un momento difficile, però insomma seguiamo questo 7 metri, credo molto importante, di Sandra Fede Spiller contro Luana Monreale. Parte Fede Spiller, trova gol importantissimo di nuovo più 6. Marcello, secondo me, nonostante tutte le difficoltà e i problemi che stanno avendo, sia di natura, cioè di natura assolutamente fisica, voglio dire, perché io credo che praticamente in panchina non c'è più nessuno disponibile, solo è Madella. Solo Madella, gli altri sono portieri, quindi le giovanissime, è importante comunque che stiamo mantenendo quei 5-6 gol di distacco. L'importante è che tieni conto che c'è Savram che sta tanto a un ruolo che insomma non è suo, però credo che abbia un'esperienza sufficiente per poterlo fare in emergenza, ovviamente, però poterlo fare lo sta facendo bene. Adesso ci vuole molta grinta, ma soprattutto ci vuole convinzione, perché la fortuna un po' si sta carendo, però Marcello, dal punto di vista del gioco e della realtà, io li vedo abbastanza sereni, nel senso che stanno giocando bene. Fede Spiller per Avram, prova ad attaccare Fede Spiller, Assunta Lamberti per Kevin Diop, per Assunta Lamberti, nove metri, primo 36 secondi, scivolata Diop, Fede Spiller, ancora 9 metri, bisogna toccare subito il tiro, Fede Spiller, tiro e gol di Sandra Fede Spiller, pesantissimo sul passivo, e gol del più 6 Salerno. Furlanetto, Belotti e Daghi, ruba palla a Belardi Melli, Furlanetto, Albertini, Onis, Albertini, tiro, non va, il pallone che termina fuori, Klimek, 44 secondi al termine, può gestire l'ultimo attacco Salerno, più 6, Diop, per Fede Spiller, Klimek, il tiro e gol di Sandra Fede Spiller, è temuto Massimo. Sì, perché volevo che finisce il tempo, però ho fatto questo colpo di genio, va bene così. 20 secondi, più 7 Salerno, massimo vantaggio, bisogna difendere ora questi 13 secondi. Belotti, Furlanetto, Onis, Furlanetto ancora, Belotti, tiro, non va, 2 secondi, Brewster, il tiro di Brewster, che cerca, più 7 Salerno, si va al riposo.
tra gli applausi convinti del pubblico della Palumbo al Forza Vagliano. Sì, Marcello, innanzitutto mi piace sottolineare questa grandissima cornice di pubblico, credo che tu l'abbia fatto già in sede di cronaca. Grande partita anche di Brewster, non dimentichiamoci, i primi 20 minuti davvero straordinari da parte dell'estremo difensore di Salerno, una straordinaria Fede Spiller, una vera iniziativa incredibile. Poi mi piace sottolineare anche come Salerno sia riuscita a tenere lontana dal tiro Ariscina, che pare sia l'elemento più temibile della formazione sassarese, quindi fino a questo momento partita perfetta. Più 7 Salerno, peccato per l'infortunio di Antonella Coppola. La sfortuna si accalisce contro le salernitane, Pina Napoletano, ora Antonella Coppola. Speriamo che non si tratti nulla di grave. Infatti io stavo guardando, non la vedevo più, aveva iniziato benissimo, poi ho visto che aveva un guaio al polpaccio sinistro, un brutto affare per Antonella, che stava disputando una grande partita. Chi l'ha sostituita però sta facendo benissimo, anche nell'annullare Ariscina, che era l'avversaria più temuta alla vigilia. Sta andando bene, anche perché Brewster e Fide Spiller le conosciamo, stanno disputando una prestazione immensa, come dal loro livello eccelso. Grazie a Marco De Martino, ci possiamo fermare ora, diamo la linea alla regia, pochi istanti di pausa e poi ritorneremo di nuovo a collegarci con il Palapalumbo più 7 Salerno al termine dei primi 30 minuti di gara 1 di finale scudetto. Ben messa per Salerno. Sì, anche perché è fondamentale portare a casa la vittoria, perché comunque che si gioca sulle 3 partite, quindi non ci vorrà neanche pensare a un'eventuale sconfitta a Sassari, però comunque importantissimo. Poi le condizioni ambientali sono favorevolissime dal punto di vista del tifo, meno dal punto di vista della buona sorte, perché rinunciare a Antonella Coppola, che oltre ad essere il capitano, il pivot, un ruolo non facilmente sostituibile, non è facile. Chi la sta rimpiazzando a turno tra gli uomini, soprattutto Avram, non la stanno facendo rimpiangere. Questo è un grosso merito, perché stiamo parlando di una ragazza, di una giocatrice molto esperta, ma anche di una ragazza molto molto giovane, alle prime esperienze, che quindi si sta sviluppando bene, così anche come la numero 14. Penso che se si continua così, grossi problemi non ce ne saranno, ma soprattutto è da un po' di tempo a questa parte che la squadra sta giocando la squadra. Probabilmente negli anni passati era anche giusto non fosse così, perché aveva delle individualità molto importanti e molto spiccate. Adesso che sono tutte ottime giocatrici, che si equivalgono, stanno facendo un buon lavoro di squadra, secondo me. Assolutamente sì, assolutamente così, con Salerno che potrà avere tra le mani il suo primo pallone e dunque il primo attacco in questa ripresa. Alperan e Scevola danno indicazione alla squadra, presumibile che ora Sassari parta con una difesa più aggressiva, anche perché 7 gol da recuperare non sono pochi, dunque Sassari proverà ad accelerare un po' i tempi, vedremo un po' cosa farà Salerno. Fede Spiller, il tiro di Klimek sul fallo, c'è il 9 metri, difesa a tutto campo per Salerno. Diom per Assunta Lamberti, per Rafik Etaki, organizza l'attacco Rafik Etaki, prova ad andare via, trova ancora il 9 metri. Fide Spiller, ancora 9 metri, vabbè, così però si fa fatica a giocare, bisogna rispettare le distanze. Klimek, il tiro, recupera palla Sassari che riparte con Onis, Ariscina, Furlanetto, Contini, si riorganizza in difesa Salerno, Contini, Ariscina, Fede Spiller ruba palla,
per Abraham. Può andare Abraham sola, il tiro di Abraham, gol importante di Laura Abraham, 18-9. Fullaretto, fermata da Klimek, bisogna difendere bene. Piotto Salerno, attacco di Albertini, Ariscina, Fullaretto, Albertini, Ariscina, Fullaretto, attacco di Fullaretto che trova il gol, anche in maniera abbastanza scomposta, ma assolutamente efficace, più 7 Salerno, 17-10, Klimek, Tacchi, Abraham, con Tacchi, parte Tacchi, 7 metri, eh sì, brava Rafica ad incunearsi nella difesa del Sassari, e pane per i suoi denti, e pane per i suoi denti, salta Fede Spiller, 7 metri contro Bergallo. Dai Sandra, il tiro che non dà scampo. Fede Spiller, Piotto, Fullaretto, Onis, tiro di Onis dall'altra parte, buca Plutter, Abraham, tiro di Abraham, vanificata però l'azione dal fisco di Alperan, 9 metri. Albertini, un fallaccio non sanzionato. Fede Spiller per Assunta Lamberti. Fede Spiller, palla commessa ai danni di Fede Spiller da Albertini. Fede Spiller, ma il tiro di salto Fede Spiller, grandissima giocata, la giocata da la giocatrice di categoria superiore, affidato il tiro e passata oltre, perché credo che adesso sono 8 gol sopra, ci mancano 26 minuti, credo che se la partita continua così pure facciamo noi uno loro, va benissimo. La previsione di Massimo Grisi del Salerno Club 2010, sempre al fianco della Ioni Salerno. Fullaretto, Anisson, la difesa salernitana, Klimek per Fede Spiller, per Rafika Tacchi, punta Rafika, trova il 9 metri, Klimek, Fede Spiller, Assunta Lamberti, il tiro di Assunta, grandissimo, grandissimo Assunta Lamberti, più 9. Fullaretto, riavvolge il nastro Sassari, che appare in balia di Salerno, Albertini, continui, l'attacco di Albertini per Fullaretto, ancora Albertini, tiro di Albertini che fa secca Brüster, Fede Spiller, fallo di Abraham in attacco, fallo di sfondamento per la coppia arbitrale, più 8 Salerno, 20 chi difende, 12 chi attacca, 25 minuti al termine, partita ancora lunga, lunghissima, Fullaretto, Totti, Ariscina, Albertini, Fullaretto, Ariscina, Totti, Fullaretto, Onis, ancora Albertini, e c'è il 2 minuti per Diom, Campo Madella, inferiorità numerica, più 7 Salerno, bisogna ora superare questa fase. Klimek, Tacchi, Abraham, Tacchi, Madella, ancora Tacchi, Spiller, Madella, tiro di Madella, entra subito in partita, lo
Albertini, 9 metri, Arescina, Albertini, sempre Piotto Salerno che difende sull'attacco di Furlanetto, Albertini, il fallo di sfondamento, il fallo di sfondamento e non è il caso di accelerare. Klimek, Itachi, Fidespiller, inferiorità numerica a Salerno, Itachi, Fidespiller, cerca l'attacco, trova il fallo Sandra Fidespiller che fa trascorrere secondi preziosi, Padella, ancora Itachi, Abram, fallo di Albertini. Fallo di Albertini su Laura Abram. Albertini come sempre gioca in maniera sempre un po' al limite, eh? È sempre un po' al limite. Già dall'anno passato diversi scontri con le giocatrici di Salerno, la giocatrice argentina molto caliente, diciamo così, Massimo. Ma secondo me sarà scorrettissimo, l'ha fatto apposta. Meglio che non mi dai il microfono in questo momento perché. Secondo me è stata ai limiti del regolamento. È stata anche scaltra perché gli arbitri, l'azione stava sul lato e quindi gli arbitri l'hanno visto perfettamente, altrimenti credo almeno 2 minuti sarebbero stati. Infatti probabilmente. Forse giocare, stanno facendo male a tutto. A terra Abram, gioco fermo. Speriamo possa rialzarsi in fretta Laura, anche perché insomma è già ridotta ai minimi termini. Naomi si rialza, Laura Abram, credo che abbia subito un colpo al ventre, nulla di particolare per fortuna. Allo stomaco. E Tachi, 9 metri, Fidespiller, Abram. Va l'uno contro uno. E va a prendersi 7 metri, difesa in aria, giusto, di Albertini. 7 metri, difesa in aria. Brava Laura. Andata a guadagnarsi un in 7 metri e gli applausi della Palumbo. Fidespiller, infallibile, infallibile. Dai 7 metri, tiene lontano Sassari, a più 9 Salerno. Sempre in inferiorità numerica però. Il team di Nasta rientra su Talamberti. Rientra su Talamberti. Arescina. Cozzi. Belotti. Poi a su Talamberti. Belotti. Data palla a Sassari. Tra le proteste del pubblico della Palapalumbo. Belotti. Arescina. Per Cozzi. Arescina. Cozzi. L'attacco di Belotti. Klimek benissimo in chiusura su Belotti. Ancora Cozzi. Arescina. Cozzi. Contini. 9 metri, c'è stato fallo ai danni di Conti. 21-27 secondi al tempo. Belotti, Falchi, Arescina. Il tiro, Brewster. Difesa in aria. Si autoaccusa Laura Abram, c'era il 7 metri. Difeso in aria di rigore. Belotti contro Brewster, il tiro di Belotti che spiazza Brewster e accorcia a più 8 Sassari, doppia marcatura su Fidespiller e Klimek. Padella, ancora Padella per Itachi, per Assu Talamberti che trova il gol del 23-14 Assu Talamberti, 23-14,
nonostante doppia marcatura su Klimek, su Klimek e Fidespiller, se non riesce a trovare comunque le giuste contromisure. Cozzi, Ariscina, Contini, Belotti, costretta di rientrare, poi Brewster, para, ma c'è 9 metri. Sempre più 9 Salerno, che difende sull'attacco di Falchi, Ariscina, Falchi, Belotti, ancora Ariscina, tiro, non ci arriva Brewster, poi il controtempo. 23 a 15, Abram, Madella, Rettacchi, ancora per Madella, il tiro, sfortunata questa volta, Maioni, attacco di Ariscina, c'era un'inflazione di passi enorme, non ravvisato, non in attacco Sassari, Gozzi, Ariscina, Guardini, Ariscina, Belotti, Coronis, il tiro, non va, e poi guadagna un buon pallone Salerno con Assunta Lambetti, sbaglia il tiro Assunta, peccato, comunque applausi per Assunta Lambetti, la più piccola del gruppo, è il primo errore di Assuntina. Marcello, ma vedi che lei stava difendendo e attaccando contemporaneamente, non so come si è trovata là, e doveva schiacciarla, però è piccolino, è giovane, cioè farà esperienza. Sì, l'importante è che resti in partita Assunta, che ora sta resettando, sta ripensando all'errore, ma deve ritornare in partita l'attacco di Ariscina, Belotti, Falchi, ancora Ariscina, il tiro che sorprende Brewster. Ariscina accorcia più 7, Rettacchi, Abram cerca l'attacco, viene fermata da Albertini, Fidespiller, bisogna effettuare nuovamente la rimessa del gioco, Fidespiller per Abram, il tiro di Fidespiller che ha un braccio caldissimo questa sera, braccio caldissimo Sandra, Fidespiller, più 8 Salerno, Ariscina, Onis, Belotti, tiro, riesce a recuperare, poi a lanciare il contropiede, Madella, il tiro di 25 a 16, ottimo il lancio, e dalla panchina però stanno venendo fuori le giovani, Massimo. Fuori le Brewster ha fatto un lancio spettacolare in una situazione molto difficile, ha notato che il portiere sta diventando bravo, oltre a lanciare che lo sempre siamo a capire i momenti e i tempi in cui deve lanciare. Le ragazze, ti ricordo adesso, sono Madella e Lambert, tutte e due forse hanno la loro freschezza atletica, però effettivamente stanno giocando da veterane anche loro. L'attacco di Onis, Ariscina, Fullanetto, Contini, bella azione del Sassari che accorcia, 25-17, sempre più 8 Salerno, esce Brewster, entra Iacovello, e Tacchi, attacca di Tacchi, va a trovare il 9 metri. Fidespiller, Tacchi, rischiato fallo in attacco, Fullanetto, Ariscina, 9 metri, campo a tirare quello, da un po' di respiro a Monica Brewster, qualche minuto per riorganizzarsi, poi partire per il rush finale, Fullanetto, Ariscina, Fullanetto, Onis, ottima la chiusura di Assunta Lamberti, senza paura, la piccola Assunta,
Furlanetto. Dalla distanza il braccio di Furlanetto. Più 7 Salerno. E Tacchi, Avram. Madella. Con Tacchi. Madella. Tacchi. Per Assunta Lamberti. Che non riesce a controllare il pallone. Furlanetto. Avram. Assunta Lamberti. Avram. Vai Laura. Il tiro di Laura. Coast to coast. Il Laura Avram. Grandissima giocata di Laura Avram. Ben assistita da Assunta Lamberti. Più 8 Salerno. Furlanetto. Falchi. Vanessa. Arescia. Furlanetto. Attacco per Arescia. Poi Furlanetto. Tiro, la parata di Martina Iacovello, che timbra anche lei questa finale di scudetto. Klimek, vai Elpira, e tiro del Klimek, e passetta Lamberti a Giorgio. Attenzione, perché c'è Tacchi a terra, vittima di crampi. Pronta di Om. Solo crampi per Raffica e Tacchi. Più 9 Salerno, 27 chi difende, 18 chi attacca. Arescia, Furlanetto. Cozzi, per Arescia, per Furlanetto. Buona difesa di Salerno, ancora Furlanetto, il tiro non va, poi Avram, giusto, rallentare e riavvolgere il nastro. Avram per Diom, ancora Avram, il tiro di Laura Avram, e va fino in fondo, con il gol del 28-18, più 10 Salerno, massimo vantaggio, massimo vantaggio, massimo. Se non fosse perché è una finale e quindi c'è anche da parte di tutti un po' di agitazione, potremmo dire che fin qui è stata una passeggiata. Sì, tutto sommato sì, sembra una partita difficile, più sulla carta da un punto di vista ambientale con intenzione che non realmente da un punto di vista di quello che sta venendo in campo. Forse a renderla un po' più difficile l'infortunio a Coppola, i problemini fisici di Etachi, che insomma non è proprio al top già dalla scorsa. Marcello, è anche normale perché avendo pochi ricambi noi, le ragazze stanno correndo più di quelle del Sassari, quindi il crampo anche molto caldo stasera, i primi caldi è una cosa naturale, soprattutto a persone longiline come Rafica, che fa della corsa una delle sue armi principali. Ho visto anche che il Sassari sta provando il loro allenatore a marcare ad uomo sia Fede Spiller che Klimek, però onestamente questo momento sta paradossalmente sta valorizzando le due giovani, Lamberti e Madella, sulle fasce. Credo che in questo momento può fare quello che vuole, ma la differenza è ancora troppo forte, netto. Bene così, prova Itachi. Più 10 Salerno, 12 primi, 56 secondi al termine. Si riscalda Itachi. Anche Martina Iacovello. Continui, Furlanetto. Falchi, Arescia, Cozzi, l'attacco di Furlanetto. La Palumbo si fa sentire forte. Arescia, Falchi, Albertini, Furlanetto. Ancora per Hollis. Questa volta il pallonetto è vincente ai danni di Iacovello. Entra nuovo Itachi, un po' claudicante, un po' zoppicante, dentro al posto di Diom. Itachi, Lamberti, Klimek, Madella, Klimek,
tiro di Clemente, non va. Rescia, tacco di Furlanetto, il tiro 7 metri conquistato dalla Cozzi, 7 metri in favore di Sassari. Arescina sulla linea di battuta contro la giovane Martina Iacovello, 11 primi 35 secondi al termine. Arescina, tiro, Iacovello intuisce ma non riesce a ricacciarla fuori, 28 a 20 più 8. Adela Rimetta, tacco su Laura Abram, su Dallamette, fallo 9 metri. Abra, Sandra Fedespiller, guarda su Dallamette, fischiata o passi da su Dallamette, peccato. Furlanetto, Iacovello e Tacchi, non c'è contropiede, giusto ragionare. Tacchi, Klimek, Adella, Klimek, Tacchi, ancora Madella, Klimek, Tacchi, Klimek per Laura Abram, 9 metri. Fede Spiller, appena lasciata libera al tiro, indovina, l'ennesima portata, più 9 Salerno, 29-20, 10 minuti al tempo. Annis per Arescina, ancora Annis, Furlanetto, il tiro, la parata di Iacovello, Fide Spiller e Tacchi, parte Tacchi, Klimek, Onis che riesce ad andare fino in fondo con questo lancio lungo della Furlanetto, più 8 Salerno. Abram, fallo di Albertini su Assunta Lamberti, non lo perde mai il vizio Albertini, spingere, ancora Assunta Lamberti per Klimek, Abram per Klimek, Daghi, Adella, Klimek chiama il time out. Giovanni Nasta, molto bene, proprio sul passivo, time out chiamato da Giovanni Sasta per organizzare l'attacco. 9 primi al termine, più 8 Salerno. Che vuole assolutamente centrare il lancio finale, qualche problemino vediamo anche per Assunta Lamberti, finale abbastanza logorante. Approfittiamo per fare un altro passaggio in sala stampa, 10 minuti alla fine, 9 per la precisione, Marco De Martino. È stata una partita in cui la PDO ha dimostrato di essere superiore sotto tutti i punti di vista, ma vorrei fare, a parte la menzione per Fide Spiller e Plusser, anche una menzione per Madella e Lamberti che stanno disputando una grandissima partita, sono entrati in un momento molto difficile sostituendo Coppola, sostituendo Tacchi, e hanno preso in mano con grandissima responsabilità il match e hanno anche realizzato dei gol importanti. Dalla panchina Nasta ha tirato fuori delle risorse importanti. Sì, buona avventura della partita da parte del coach del Salernitane, comunque credo che questa partita finora abbia evidenziato una differenza di valori tecnici davvero elevata. Sassari l'ha messa più grande sull'agonismo, finora bene Salerno. Intanto Madella, il 30° gol,
bella soddisfazione per Guendalina, che proprio in finale sta tirando fuori una gran prestazione di Guendalina Madella. Belotti, tiro della Belotti, il muro di Salerno, più 9 Salerno. Annis, Belotti, Cozzi, il tiro, Iacovello, ancora per Madella, un po' troppo lungo. Ariscina, Annis, Ariscina, Belotti, ancora Belotti, Fede Spiller, e poi Bergallo, un fallaccio di Albertini. Contini, Furlanetto, Belotti, che sorprende Iacovello, un fallaccio di Albertini e danni di Rafika e Tachi. Klimek, Avram, Madella, Klimek, Diom, assunta la mente, Diom. Ora Klimek per Madella, Piotto Salerno, attacco, fallo commesso ai danni di Laura Avram, resta in attacco Salerno, Avram su Fede Spiller, il tiro, la parata di Bergallo, pallone però è ancora di Salerno, lo può gestire con tutta calma il Dila Klimek, il tiro di Chiedi Diom, trova un ottimo angolo. più 9 Salerno, anche Diom. Ariscina, Belotti, guarda, e Iacovello che poi non riesce a bissare l'intervento. Klimek, Madella, Diom, sotto la verde, tiro, Diom, poi Belardinelli, recupera palla a Sassari, 31-23 più 8 Salerno, Belotti, Annis, Cozzi, Ariscina, Falchi, buona posizione della difesa salernitana, ancora Ariscina, ancora un buon muro di Klimek, Belotti, Annis, Belotti, Ariscina, il tiro di Ariscina, non riesce Iacovello a neutralizzare la conclusione. Avram, 3-2-4, più 7 Salerno, quattro primi, 40 secondi al termine. Cocinata, dà indicazioni alle sue ragazze, ormai siamo addirittura d'arrivo, non conta la differenza reti, questo è anche un peccato, no Massimo, se vogliamo. Lo so, ma c'era, questo è successo anche in semifinale alla fine. Non lo so, io da un punto di vista del gioco complessivo lo reputo
una cosa non bella, però dal punto di vista del divertimento, dell'agonismo, cioè che comincia una partita nuova, sarebbe una cosa invece più valida, perché tu alla fine a Sassari vai con la partita che devi vincere, non di perdere di 3 di 4, perché non sai, molte volte quando devi contenere la perdita va a finire che perdi e perdi pure oltre. E si passasse a giocare la seconda partita, l'importante è che noi abbiamo l'eventuale bella in casa, però onestamente per come sono i valori in campo, per come stanno giocando, credo che a Sassari senza presunzione dovrà giocare con tutte le sue forze disponibili, e credo che te la va a giocare con ottime possibilità, sicuramente 60-40. Ti sbilanci, eh? Comunque una partita di vantaggio di 7-8 gol. Diciamo che oggi comunque, insomma, nonostante questa sia una finale, insomma, Concilasta ora in campo anche Ferrentino, ha dato un po' di minuti anche a Martina Iacovello, tutte le ragazze che si allenano duramente in settimana ed è giusto che abbiano anche loro la loro parte in questa sfida. Perché noi corriamo il rischio anche di non farle rifiutare, perché i grandi dettagli sono indicativi di ragazze che purtroppo sono state decimate dalle infortuni e dalla sfortuna e quindi devono fare tutti i 60 minuti per loro, quindi un po' di rifiutare ci vuole. Attenzione intanto per la Niscina. Tiro a Monica Brewster, qualora ci fosse, insomma, una speranzella, la chiusa. Padella, Ariscina, Abram, Iam, con Abram, Klimek, non contando la differenza reti, è giusto dare spazio a tutti. È inutile accumulare vantaggi siderali. Klimek, fallo sulla Klimek, 9 metri. Fiedespiller, il tiro di Sandra Fiedespiller che ci mette il punto esclamativo su questa vittoria di Salerno. Onis, Belotti, ancora Onis, Maddalena Ferrentino, altra ragazzina del vivaio. Belotti, Ariscina, Contini, il pallonetto di Contini fuori, dentro Diom, Madella, Ferentino, Lamberti, tutte le ragazze che l'anno passato giocavano in A2, hanno fatto una bella esperienza e ora sono ritornate importanti e utili in una finale scudetto. E dire che, insomma, giocatrice del calibro di Pavlik, Semenkowska, Viunaite, Anisenko vanno abbandonati. Lo so, Marcello, però vedi, per carità, non facciamole esaltare. Mandiamoci a questa partita, è chiaro che poi la finale è ancora lui. Ed onestamente che stanno rendendo veramente, veramente tanto e stanno facendo il loro dovere. Poi credo, le vedo anche divertirsi a giocare, cioè si impegnano durante la settimana. Ora c'è un fenomeno in porta che io... Voglio dire una piccola cosa, qualche giorno fa mi trovavo su un social network a parlare con un tifoso di Sassari che ovviamente conosco solo su Facebook e mi ha detto grazie, voi ci avete visto. Ma questo è il merito della società per un portiere come Buffon. Non la conosceva nessuno Brewster fino a 3 anni fa. Perché non credo che la Juventus che ci abbia Buffon sia una pecca della società, una bravura della società, avere un portiere come Brewster, se qualcuno ci ha visto lungo e andare a scovare in Alto Adige, non è che l'hanno scovata a Battipaglia. La cosa clamorosa è che fino a 3 anni fa Brewster non la conosceva nessuno, ora tutti quanti, insomma, la considerano la giocatrice forse più importante del campionato italiano, ma insomma intanto Brewster è arrivata a Salerno perché qualcuno l'ha scoperta e poi è stata allenata bene a Salerno, perché la Brewster di oggi non è certamente la Brewster di 3 anni fa. Ma poi scoperta anche bene, Marcello, perché esatto, non è stata scoperta a Battipaglia o a Ponte Cagnano, voglio dire, quindi significa che chi ha visto vede anche al di là della nostra regione. E allora Piotto Salerno, 1:10 al termine di questa gara 1. Salerno si cuce mezzo scudetto. Laura Abram, lo spettacolo della Iori Salerno, 47 ha asfaltato Sassari, ma sabato sarà però un'altra partita, un'altra sfida. Lì nel cantino della Palumbo sarà duro fare il risultato, ma Salerno ci proverà con tutte le sue forze. Ultimo attacco di Salerno,
Palumbo il visibilio, straordinario pubblico salernitano, Leon Adam, Mila Klimek, Jan, della Maddalena Ferrentino, cercano a tutti i costi il gol, infatti trova il gol, finale 35-27, finisce finale 1, uno spettacolo Alfonso. Sì, veramente bellissimo, c'è stato un periodo in cui ho visto le ragazze che erano leggermente stanche, ma c'è stata una grandissima reazione da parte della Iomi perché si era rifatta sotto la formazione sassarese, poteva costare cara con la ripartenza di Riscina che poteva portare a meno 5 la formazione ospite, ma Luster ci ha messo la manone e di lì la Iomi è stata bravissima a rimettere il turbo, sicuramente premiata, grande partita da parte delle salernitane, un po' di sfortuna sicuramente per l'infortunio di Coppola, ma si guarda con fiducia a gara 2. Intanto continua a fare danni ad Alfonso Magliano, Marco De Martino, e insomma al di là di tutto è stato spettacolare il finale di questa partita con tutta la Palumbo, onestamente non c'è lo spazio per lo spillo. No, infatti è sempre bellissimo quando si arriva a questo punto, è una gioia in più vedere questo pubblico appassionato che spinge la squadra verso l'ennesimo successo, l'ennesimo trionfo. È stata... Siamo ancora a metà, però oggi la squadra ha dimostrato di essere superiore tecnicamente, atleticamente e anche mentalmente al Sassari. Bisogna giocare il ritorno, ma questo è un buon viatico per la partita di ritorno. L'applauso della Palumbo ora alle Beniamine, lo hanno meritato tutti. Sì, è davvero una cartolina bellissima questa per lo sport salernitano, famiglie, bambini in festa, davvero scene che aprono il cuore e che ci auguriamo di rivedere più spesso. Grazie, grazie. E allora, mentre la Palumbo tributa a Salerno, alla Iomi Salerno, il meritatissimo applauso, marge di una prestazione impeccabile, una prestazione che veramente ha inorgoglito la tifoseria salernitana. 35-27 più 8. E sulle note di Luciano Ligabue, colonna sonora della Pallamano salernitana, penso che possiamo restituire la linea. 35-27 più 8 Salerno, però siamo soltanto a metà del cammino, bisognerà affrontare sabato a Sassari la sfida 2, la gara di ritorno, sapendo però di poter contare comunque in ogni caso sulla gara 3, sulla gara di Bella. È tutto dalla Palumbo di Salerno, mentre il pubblico della Palumbo continua ad abbracciare e a tributare il giusto omaggio al team salernitano. Vi ricordo il risultato finale: Iomi Salerno batte Sassari 35-27. Sabato, gara 2, dal Palasantoro di Sassari. Grazie per la cortese attenzione, a risentirci.